Come Salidò,
Poi c'erano gli altri due ruoli, che anche lì avevano una Dumbadora e l'altro Cajon. E così anche se conoscete gli Urban Dabo, vedete che sono molto... Los Chinitos, invece, che sono quelli che poi hanno dato il nome Guaramachangueo, hanno elaborato in maniera istintiva ma completamente diversa la rumba, ovvero invece che minimo 3, facciamole minimo 2 come tamburi e poi sempre, per cui nascono poi delle formule. Se noi però ascoltiamo le ritmiche basilari,
E qua parliamo dell'esempio del grande Giovanni Hidalgo, che usa di base la rumba ancora prima che fosse guarapacciangheo per tutti, nei suoi accompagnamenti. Il tumbao è il movimento di base, ma per accompagnare salsa e altri tipi di musica ballabile. Spesso nelle improvvisazioni il riferimento è sempre comunque la rumba. Spero di ricordarmi il pezzo, ma tanto è lui che dovete sentire. Non me. Però qua ci sono io. Thank you.
posso parlare che bene come tutti, ma io principalmente perché è stato il mio insegnante Giù Maramana, quello che mi ha, con la sua durezza proprio caratteriale e la sua genialità musicale, mi ha veramente dato la svolta. E assieme a One For Man, che è il bassista, sono quelli che hanno inventato questo genere song, che alla fine solo i Los Bambam suonavano in maniera pura, i Los Bambam di adesso suonano quella che è denominata timba, che sarebbe per molti ballerini la salsa cubana, piuttosto che quella portoricana. In realtà si chiama timba, l'evoluzione del suono montuno, la salsa è un nome che hanno dato in America a questa musica ballabile, i cubani non si sono mai trovati e l'hanno chiamato timba. Torniamo al songo e il buon Marco Bella vi aggiungerà i vari esempi. Il songo nasce sulla batteria, il primo set era solo timbale, scassa, non c'era campanaccio, c'era una canna di bambù che è veramente spessa, quella cubana, canna brava. E nasce riprendendo le ritmiche della batteria e scusate, le percussioni, soprattutto batà. Dimmi Marchino. Prova a toccare il cavo dietro me. Si sente però?